Salve a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per girare il wrap-up del mese di giugno, un mese ricchissimo di letture. C'è stata qualche delusione, più di una, ma in generale è stato un mese che è andato molto molto bene, quindi non voglio perdermi troppo in chiacchiere perché i libri sono ben 10, quindi diamo inizio alle danze e cercherò di stringere il più possibile. Fortunatamente di molti di questi libri vi ho parlato in dei video recensioni approfondite, quindi vi rimanderò direttamente a quei video qui. Vi dirò giusto due frasi per non stare a fare un video di ore, perché mi capite bene che parlare di così tanti libri in poco tempo è difficilissimo. Però non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. Inizierei quindi subito da due libri dei quali vi parlo brevissimamente perché ci sono appunto sul canale le recensioni dedicate. Il libro che più mi è piaciuto di questo mese, senza alcun ombra di dubbio, Stradale aggiornato di tutti i miei baci di Daniele Ranieri, libro che avevo letto per il progetto dei 12 candidati del premio Strega. Ahimè, non è arrivato in finale, ancora non mi spiego il perché. Ho fatto tanta polemica riguardo sia qui che su Instagram, quindi mi cheto, non dico più niente, ma ancora io non capisco come sia possibile che questo libro non sia arrivato a finale. Un diario intimo all'interno del quale Daniele Ranieri, con questo io monologante un po' pazzerello, ci parla di quella che è la sua vita. In realtà diciamo che si concentra molto su quella che è la sua vita affettiva, le relazioni amorose, soprattutto su quello che sono state le relazioni d'amore fallimentari della sua vita. Lo fa con un piglio estremamente divertente e anche un po' prendendosi in giro, è molto anche autocritica talvolta. Però Strada ragionata non parla solo di questo, parla di quelle che sono le nevrosi, le fissazioni, le ossessioni della scrittrice, che sono un po' quelle che tutti noi abbiamo. È un diario intimo, estremamente sensibile. Ciò che più però mi ha colpita non è tanto ciò di cui si parla, perché in realtà Strada ragionata, guardate, è difficile parlarvene, perché è un diario e all'interno di un diario si scrivono i propri sentimenti, le proprie emozioni, anche gli accadimenti, gli eventi, episodi, vi ripeto, ci sono tanti episodi che hanno a che fare con la vita intima, anche sessuale, erotica di Daniela Ranieri, il suo rapporto con l'Eros proprio e i rapporti con la famiglia, con gli amici, con gli ex soprattutto, con gli amanti, però in realtà è come se non si parlasse di niente, nel senso che non è un romanzo con una storia, con un inizio, uno sviluppo e una fine, però è lo stile, è la prosa. Daniela Ranieri scrive in una maniera, guardate, la gelosia che provo per questa donna, e riesce ad essere estremamente colta, riportare citazioni, spunti, riferimenti, pensieri che hanno a che fare col mondo alto del teatro, della musica, della letteratura, e poi citazioni pop super divertenti, super veramente brillanti, che hanno a che fare con la musica pop, con le serie TV, con i programmi, con la radio, con le cose più trash della nostra contemporaneità. È qualcosa di estremamente moderno che parla a tutti noi, nonostante la generazione di Daniela Ranieri sia una generazione a me molto lontana. Bello, bello in maniera assurda, di suo voglio leggere. Ecco, questa è la tipica autrice della quale si dice voglio leggere pure La lista della spesa. E così è, vi rimando alla recensione. Vi rimando anche alla recensione che ho fatto di Bacà Nova. Anche questo è un romanzo che mi è piaciucchiato, ci ho trovato però vari difettucci, fra cui una prosa estremamente barocca, molto ricercata, e qui noto la differenza nella ricercatezza e nell'eleganza, che sono due aggettivi dei quali forse abuso un po' l'uso, ma per capirci fra di noi, non siamo qui a fare critica letteraria. La differenza fra Bacà e Ranieri, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però per farvi capire quando parlo di ricercatezza, no? In un certo senso con la Ranieri lo utilizzo come termine positivo, qui quasi negativo, nel senso che certe volte sembra che Fabio Bacà si cerchi la parola, il lessico, la sintassi più arzigogolata e difficile, quasi per dimostrare, a dimostrazione della capacità di scrittura. C'è veramente un lessico, una ricerca proprio dal punto di vista del dizionario, del vocabolario, un po' pomposa, un po' quasi arcaica, eccessiva, che però stride leggerissimamente con la storia. Quindi talvolta l'ho trovato un po' eccessivo, proprio ridondante, pesantuccio, e questo non mi è piaciuto. Questo però è un neo, perché in realtà il romanzo è un romanzo che mi è piaciuto e sinceramente dei finalisti del premio Strega io voto per lui, quindi in realtà non è un romanzo che ho trovato spiacevole. Si chiama le vicende di un giovane protagonista, un neurochirurgo,
un uomo in realtà non tanto giovane, di mezza età, con una bellissima moglie, uomo affermato che vive in questa villetta, padre di un figlio super intelligente, conduce una vita, sembrerebbe agiata e anche abbastanza felice, se non che un episodio apparentemente, sottolineo apparentemente, normale, banale, risveglia in lui la sete di vendetta e si rende conto di essere stato per sempre un uomo troppo pacifico, troppo riservato, troppo silenzioso, un uomo che ha sempre chinato la testa di fronte agli altri. È un romanzo che indaga il tema dell'aggressività e della violenza. Cercherò di sbrigarmi ancora andando avanti con titoli dei quali voglio parlare in breve tempo. Uno è Storia aperta di Davide Orecchio, anche qui letto per la questione di Strega, dopodiché chiudiamo, ve lo prometto, con lo Strega. Non mi è piaciuto per nulla, l'ho abbandonato, non ce l'ho fatta, non fa per me. Forse è un romanzo che può piacere a molti, a me ha annoiato da morire, arrivata a pagina 100 ho detto basta, chiudo. Ma anche qui, per saperne qualcosa di più, vi lascio alla recensione. Andiamo ancora più veloci, Harry Potter, sono finalmente arrivata all'Ordine della Fenice, quinto titolo della saga che finalmente ho deciso di recuperare alla venerale età di 26 anni, per ora il più bello della saga. Mi è piaciuto tantissimo, sto andando avanti e non vi preoccupate che non mi sono dimenticata che vi girerò il video dedicato alla mia lettura di tutta la saga. Ora invece adesso due romanzi che mi hanno leggermente deluso. Letteratura cinese, Shanghai Baby di Zhou Weiyu. Io non conosco purtroppo la corretta pronuncia, l'ho cercata ma non sono sicura, quindi non so il cinese, quindi correggetemi, scrivetemi magari foneticamente come si pronuncia. Scrittrice appunto cinese, famosissima, soprattutto è stata lei, diciamo, famosa intorno agli anni primi 2000, questo è un titolo pubblicato nel 99 in Cina ed è un titolo che fece grande grande scalpore perché viene da tutti descritto essere come un titolo sovversivo, contraddittorio, estremamente osceno, violento e crudo, perché la protagonista è una giovane 25enne che vive nella Shanghai dei fine anni 90, una Shanghai cosmopolita, estremamente moderna, super tecnologica, molto avanzata, soprattutto dal punto di vista dei costumi, delle tradizioni e degli usi. Erano gli anni in cui la Cina da poco si era aperta all'estero, al commercio, una Cina proprio giovane, giovanissima, e Shanghai Baby parla soprattutto di quelli che sono i rapporti intimi, le relazioni della scrittrice e della protagonista, perché è un romanzo semi-autobiografico. Fece scalpore perché all'interno è pieno di descrizioni minuziose e dettagliate di quelli che sono i rapporti sessuali di questa giovane ragazza che tradisce a 1000 amanti, al fidanzato, 10 fidanzati, 30 amanti, insomma è un testo che parla molto di erotismo e fece appunto all'epoca grande grande scalpore perché dal punto di vista di una donna, contate che si parla di 20 anni fa, si parla di Cina, un contesto culturale a noi così lontano, così diverso, una scrittrice che affrontasse in maniera così spigliata e esplicita il tema dell'eros dal punto di vista femminile con delle descrizioni così dettagliate dei rapporti intimi era qualcosa di mai visto. Perché mi ha deluso? Proprio per questo, perché in realtà dal punto di vista nostro un lettore occidentale in Shanghai Baby non trova niente di contraddittorio, non trova niente di esplosivo, non trova niente di diverso, non trova niente di nuovo, di emancipatorio, perché probabilmente è vero che è un romanzo che ha fatto il suo tempo, quindi sono già passati 20 anni, quindi premessa, ma anche nella Cina di oggi questi sono temi ancora un po' tabù, soprattutto quando si parla della femminilità. Nella letteratura occidentale forse ciò che ha fatto la scrittrice negli anni 2000 in Cina, da noi in Francia l'ha fatto Simone de Beauvoir, l'ha fatto Marguerite Yourcenar, chi altro l'ha fatto? L'hanno fatto la Duras, l'hanno fatto scrittrici magari 50-60 anni fa. Tutto però è da ricondurre al contesto, quindi io capisco benissimo il perché questo sia un romanzo che ha fatto scalpore, che è stato censurato, ha fatto parlare molto di sé. Ad oggi vi dico, è un romanzo veramente passabile. Non è scritto male, si fa leggere anche velocemente, però non lascia niente. Altra grande delusione, e qui io penso che la delusione venga dalle altissime aspettative che nutrivo, ed è Nei subito intendi di Bernardo Zannoni. Anche qui io vi dico delusione, ma in realtà non dovete pensare né Shanghai Baby né questo che siano romanzi che non mi sono piaciuti, anzi, sono romanzi che ho apprezzato, che mi hanno tenuto compagnia, che mi hanno fatta riflettere, scritti molto bene.
Cosa vi dico? Perché dico delusione? Perché mi aspettavo molto molto di più da un romanzo del quale non si fa altro che parlare. Io sono estremamente gelosa che Bernardo Zannoni sia un esordiente, che sia riuscito a scrivere questo romanzo. Quindi parliamoci chiaro, ha uno stile molto bello, Bernardo Zannoni sa scrivere molto bene. Solo che è un libro che una volta chiuso ho detto sì, carino, però mancava qualcosa. Di cosa parla I miei sogni intenti? Il protagonista è una faina, Archie, che scrive questo diario. È una faina che inizialmente, per quanto antropomorfizzata, perché noi ci muoviamo all'interno di questa radura, di questo bosco popolato da animali, faine, ci sono gli animali che trovate in un bosco, insomma, volpi, cani, un po' di tutto. Per quanto antropomorfizzate, perché parlano, vivono in delle case, possiedono degli oggetti, dei mobili, in realtà sono guidati dai loro istinti animali. Beh, Archie compie un viaggio, una parabola, questo da molti viene definito come un romanzo di formazione, compie una parabola, cresce, progredisce, si umanizza. Conosce infatti un personaggio che diventa suo quasi padre, comunque una figura di riferimento, che gli insegna la parola, la scrittura e la lettura. La parola con la P maiuscola perché lo fa attraverso la lettura del testo sacro per eccellenza, della Bibbia. Questa volpe, che è l'amico di Archie, che lo crescerà in qualche modo, non soltanto gli insegna la parola di Dio, quindi Archie da animale diventa uomo nel senso di colui che conosce la parola con la P maiuscola, ma gli insegna anche la scrittura e la lettura. Quindi il piacere della parola, del lasciare la propria traccia. Archie diventerà quindi uomo nel senso di colui che ragiona, colui che si interroga sulla vita, sulla morte, sul tempo, su quei grandi temi che ci caratterizzano come specie rispetto agli animali. Forse questo un po' è anche una nostra presunzione, quella di sentirci così diversi e in qualche modo superiori rispetto agli animali, anche in funzione della parola che noi abbiamo e che loro non hanno, la parola sia detta che scritta. In realtà è un romanzo che non mi ha convinto anche perché secondo me ci sono un po' di contraddizioni, nel senso che Archie dovrebbe compiere questo viaggio proprio dell'eroe in cui lui da animale diventa uomo, non dal punto di vista fisico ma intellettivamente. In realtà gli animali qui descritti sono già antropomorfizzati fin dall'inizio, vivono in case, parlano già, non è che non hanno la parola, a parte la parola scritta. Si comportano, vivono in nuclei familiari, hanno figli, famiglie, sono affettuosi l'uno con l'altro, ma si odiano anche l'uno con l'altro, hanno legami quali quello d'amore, che è un legame non propriamente animale. Conoscono il tempo, per quanto Archie solo dopo, vabbè, non vi posso spoilerare cose, però hanno una nozione di morte, insomma, sanno cos'è il bene, cos'è il male. Hanno i mobili, cioè, quindi non capisco bene come questa parabola di Archie sia dovuta solo ed esclusivamente alla parola scritta. Non viene spiegato bene perché alla fine Archie non è così diverso rispetto agli altri animali che incontriamo nel corso del romanzo. Quindi, quanto lui effettivamente viene elevato dalla conoscenza? Forse non poi tanto, e non mi sembra che questo fosse il messaggio finale tentato dall'autore. Ci sono veramente anche proprio a livello di trama dei piccoli buchi che non si spiegano bene. Le faine vivono di giorno, però a un certo punto ci vengono detto essere animali notturni e quindi ogni tanto ci viene detto no, ma in effetti solo la notte si sveglia. Ci sono delle contraddizioni che rendono il romanzo poco poco piacevole e per quanto il messaggio finale potesse essere interessante, di fatto poi vi ripeto, non mi è rimasto nel cuore. Grande, grande, grande potenzialità che però si sono perse. La prima metà è molto bella, quindi il picco iniziale delle mie aspettative era giustamente, insomma, stava avendo il suo corso, poi però si è fermato. Ecco, non c'è stata questa evoluzione del personaggio, quindi mi ha deluso, mi ha deluso. Siamo ora a due libri che ho preso in prestito in biblioteca, quindi non possiedo più, li ho già riportati. Il primo è questo, non ve lo posso citare purtroppo perché il titolo del libro è un titolo molto forte. Trigger Warning, si parla di violenza e violenza sessuale, come si legge dal titolo.
Il sottotitolo è Storia di un amore di Joyce Carol Oates, scrittrice americana che ha vinto, se non sbaglio, il Man Booker Prize diversi anni fa, scrittrice super prolifica, di lei avevo letto Il Maledetto e mi era piaciuto molto. Questo libricino inoino, molto breve, chiaramente il tema è questo, tutto è narrato dal punto di vista di Trudy, se non sbaglio si chiama, che è la figlia dodicenne che assiste in una serata, il 4 luglio, mentre sta tornando con la giovane madre a casa, vengono assalite da un gruppo di ragazzi e il Trudy riesce a scappare, a nascondersi, ma assiste alla violenza sessuale e all'aggressione fisica fortissima, perché finisce in coma, della madre. È un romanzo che parla di quello che è non soltanto il processo, ma soprattutto del tema della vittimizzazione, scusatemi, della colpevolizzazione della vittima nei casi di violenza carnale. La madre infatti viene da tutta la comunità colpevolizzata, viene resa la carnefice da che lei ha subito un S puntini puntini incredibile di gruppo, soprattutto di una violenza aberrante, come se non bastasse già di per sé l'abuso, e nonostante tutto la comunità scusa i carnefici che vengono con la solita frase sono ragazzi, ma lei era vestita così, tutti i temi che vengono riportati nel corso del processo, e quindi si cerca la pace, si cerca la giustizia, che forse arriverà o forse no. È interessante il punto di vista, perché il punto di vista è quello di una bambina, che ripercorre la storia quando è adulta, ma riprende il punto di vista di lei piccola, quello che ha visto e soprattutto quello che ha vissuto, la morte non fisica ma emotiva della madre, perché la madre sopravvive ma finisce in una spirale di depressione, di droga, di alcol, anche a causa soprattutto del processo e di quel tentativo di denunciare, di fare giustizia, giustizia che non arriva. La figlia poi si innamora, si invaghisce dell'unico personaggio positivo forse della storia, che è il poliziotto, che è colui che si reca per primo sulla scena del crimine e che deciderà di diventare alleato delle due donne. È l'unico che si porrà come difensore della legge, della giustizia, e cercherà di aiutarle in qualsiasi modo. È un romanzo molto breve, quindi non vi dico nient'altro. Mi è piaciuto molto per l'estrema violenza, l'estrema crudezza. Si rigira lo stomaco, vi avverto, se non siete pronti, non leggetelo, statene lontanissimi, perché rischiate veramente di sentirvi male. Molto bello però, quindi se siete pronti fatelo e leggetelo. Altro romanzo, e qui chiudo i romanzi forti e violenti, drammatici, Chiedimi scusa di Eve Ensler. La scrittrice mi suonava familiare ed infatti lei è la famosissima drammaturga che ha scritto e pubblicato ormai un bel po' di anni fa I monologhi della vagina, un dramma appunto per teatro, una piece teatrale famosissima che è diventata un po' uno dei capisaldi della letteratura femminista. In questo caso Eve Ensler torna molti anni dopo alla scrittura e scrive una lettera aperta, adottando il punto di vista del padre, questo padre che ha compiuto abusi su di lei fin dall'età di 5 anni. In realtà ha abusato su di lei soltanto, mille virgolette, quando lei era bambina, quindi si tratta anche il tema della P, puntini in IA. È molto complesso parlare di temi così difficili di fronte a una videocamera, di fronte a persone che non vedo, quindi scusate qualora siano temi a voi cari in un modo o in un altro, comunque che vi toccano personalmente in qualsiasi modo, magari skippate il video perché mi rendo conto essere particolarmente pesanti. Cercherò di toccarli con la maggior sensibilità possibile. Quindi Eve Ensler adotta il punto di vista paterno e si immagina, si permette di scriversi questa lettera di scuse, scuse che non le sono mai arrivate dal punto di vista del padre. È un testo molto breve perché è proprio una lettera più che un romanzo. Il padre cerca con quella tipica, e io non so come abbia fatto la scrittrice ad adottare il suo punto di vista, con quel tipico viscidume delle persone che compiono questi atti, di da un lato redimersi scusandosi, dall'altro buttare la colpa sulla figlia, che è proprio il meccanismo del carnefice, che è proprio il meccanismo di colui che compie abusi e di colui che non soltanto li compie ma poi
colpevolizza la vittima. Molto molto complicato come testo, è molto difficile parlarne. Io non so come abbia fatto la scrittrice, vi ripeto, a fingersi il padre, perché sembra realmente una lettera scritta da un abusatore, da colui che ha abusato per tanti anni. L'abuso non è soltanto un abuso fisico, anzi l'abuso fisico è avviene poche volte, solo quando Eve è piccola, perché poi Eve riesce a sganciarsi e a liberarsi, ma è l'abuso soprattutto psicologico che fa, l'abuso emotivo che questo padre compie sulla figlia finché lui non muore. Lei è ingabbiata in questo rapporto veramente abusante, di una tossicità unica. E se pensate che è un rapporto padre-figlia, viene la pelle d'oca. A me è piaciuto come libro, non mi sento di promuoverlo al 100% perché secondo me è un testo che sente molto, letterariamente parlando, dell'influenza di Lolita. Si respira Amber Tamberg e il suo punto di vista lungo tutto lo scritto. Si vede che Wenzler, secondo me, durante la scrittura ha letto e riletto tantissimo Lolita e è stata brava, sì, a incarnarsi e a impersonificare il padre. Deve essere una cosa per me impossibile, però dal punto di vista letterario, per quanto sia un tema estremamente delicato, un libro comunque importante per il lascito testamentario che ha Eve Ensler, lo dedica, mi ricordo la scritta in prima pagina, a tutte coloro, tutte quelle donne che hanno subito abusi e che non hanno mai ricevuto delle scuse. Quindi è anche liberatorio, no? Come libro, è anche emancipatorio. Però letterariamente parlando, un libro che forse non aggiunge niente al grandissimo Lolita che già ha tanto fatto. Raggiungiamo lidi un pochino più felici, cerchiamo di finire con l'ultimo libro che vi mostro, anche se la copertina non vi dirà niente. Questo è un libro vintage, vintagissimo, che ho recuperato per ragioni di interesse personale, del 1904. Questo è La mia vita, un'autobiografia di Ida Baccini. Chi è Ida Baccini? È stata una grande scrittrice fiorentina che io volevo conoscere un po' meglio perché è appunto mia concittadina. Lei è stata famosa per aver scritto letteratura per l'infanzia. Io per motivi di studio l'ho approfondita in questi anni e quindi volevo leggere la sua autobiografia. Una donna che ha vissuto la sua vita intorno alla seconda metà dell'Ottocento, una delle prime donne scrittrici, grande amica di Matilde Serao, una delle prime donne che ha fatto del proprio mestiere il modo di emanciparsi e di rendersi libera negli anni in cui essere donna che viveva della propria scrittura era impossibile, già lavorare per una donna era impossibile. Una donna quindi che è stata maestra per pochissimi anni, ma che in realtà è stata grande scrittrice di letteratura per ragazzi, per l'infanzia, ma anche, ed era questo il nodo cruciale che mi interessava, di letteratura per adulti. Ahimè, Ida Baccini è una delle tante donne scrittrici dell'Ottocento e del Novecento che sono state completamente obliate. Se la sua della narrativa per bambini qualcosa si trova, narrativa per adulti zero, è completamente introvabile. Trovate solo alcuni romanzi all'usato, vintage, su eBay, a prezzi anche talvolta folli. Un vero peccato, perché lei è stata una grande penna, articolista, giornalista, scrittrice. Insomma, volevo recuperare questa sua autobiografia perché ci tenevo molto, perché è stato un personaggio proprio storico, importante, una donna che ha avuto conoscenze, amicizie con D'Annunzio, Eleonora Duse, Matilde Serao, che però, stranamente, e forse non tanto, come il nostro canone amatissimo di uomini bianchi eterosessuali ci insegna, dal punto di vista letterario completamente dimenticata. Io spero di riportarla in auge anche semplicemente in memoria tramite questa piccola cameo che vi faccio in questo video e parlandone magari un pochino di più quando leggerò altri suoi scritti. Comunque sia, se avete in qualche modo tempo, modo, voglia di recuperarla, fatelo, perché è stata una scrittrice straordinaria e vederla così dimenticata ingiustamente mi piange il cuore. Io direi che questo wrap-up finisce qui, anche perché spero non lo sentiate, ma hanno iniziato a tagliare gli alberi qui vicino a casa mia, quindi c'è un rumore incredibile. Spero di avervi parlato di tutti i libri, mi prende anche il dubbio adesso. Io come sempre vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se conoscevate i titoli, se li avete letti, come è andato soprattutto il vostro giugno. Io vi mando un grosso bacio e prima di salutarvi vi dico però che prossima settimana ci prenderemo una settimanina di vacanze, quindi non uscirà alcun video, il caldo si fa già sentire, quindi prossima settimana pausa da YouTube, ma ci rivediamo quella dopo. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao!